lo scrivo anche. Sto scrivendo. Ha fatto tutto da solo Streamlabs. Dicevo, oh, qualcuno ha scritto, ah, ma sono io. O comunque è crashata perché sono riuscita ad ucciderlo, sicuramente. E faccio uno. Due, tre. Sia sempre bello. Dove non va? Come non va? Adesso dovrebbe andare. Se qualcuno... Ok, qua okay, va. Bene. Dovete... aggiornare. Ciao, Typical Panic. Buonasera, comunque. Grazie te, Intertaric. Quindi va. No, non... Non si è disattivato l'audio. Ah no, dice a lui, può essere. Però vede tutto fermo, ha detto. Quindi non è l'audio e basta. Perfetto, se va molto bene. Eh no, appena l'avete scritto ho guardato in basso e c'era la linea rossa proprio. Forse è colpa del mio ridoppiare il video di Teddy. Me ne posso... cioè posso capirla come cosa, purtroppo. Però... fa lo stesso. A me capita che una live su... Sì, è vero, soprattutto da computer mi succede. No, la mia ulti! Madò, quanto ti odio. No, per un pelo ce l'avremmo fatta. Ciao Emgris, buonasera! Ho dovuto chiudere direttamente Twitch. Ogni tanto capita. Chi glielo dice? Nessuno! Volevo, ovvio che no! E poi scusate se ieri ho svenito ad un caso. Tranquillo, Emily, tranquillissima. Comunque sono morta per un pelo. Forse. Preghiamo tutti, Santa Elisabeth. Impossibile, no, no, via, basta, io non ho parole, ci ho provato. Che musica graziosissima, sempre di ante, esatto. Ci sta come audio. Quale la pula, il coso della pula, sì. Sì, comunque è sempre di Undertale. Peccato, per poco questa volta. Se non ci avesse tolto l'ulti, ce l'avremmo anche fatta. Ma ci ha tolto l'ulti. So close. Piango molto. Ah, comunque mi si è proprio azzerata. Azzerato anche il tempo di live. Che stai a fare? Perdo, Kit. Mi piace buttare via stamina. Non l'avevi capito? È tipo il mio hobby. Quando non so cosa fare, dico vabbè, ma ho troppe pozioni. Perché non ne butto un po'? E più o meno faccio questa cosa. No? Non è così che funziona questo gioco. Oddio, missione giornaliera. Ottieni tutto, prendi tutto. Non ci puoi farlo. E io ci ho provato fino all'ultimo a farlo con questi. E gli altri che posso usare sono Matrona. Cioè posso provare, uso Matrona, Lilia, Diane. E perdo, ah no. E... Leeds, Jericho, Marmas. Tutte kit, tutte le difficoltà, cioè ci rendiamo conto di come sono messa.
Alcune volte girovago tra le news e ne trovo alcune che dire che sono inutili è un complimento. Di novità? Sì, assolutamente sì. L'ultima impressione? Assolutamente no, no, ma neanche quelle prima. Cioè, l'unica che faccio è la difficile, secondo me. Devo prendere. No, questo mi dice un pacchetto da prendere. Niente. Caspita, però io vorrei pullare. No, facciamo martedì le pullate, siamo bravi. Martedì pullo. Battaglia, questa dobbiamo fare. No, non pullo adesso crona perché sarebbero solo tre multi. E dato che ne ho far 5, tanto vale fare martedì. Guardate quante clessidre. È da un mese che non sto facendo il coso dei robi. E niente, dico come fare. Non mi hai detto come fare. Mi hai detto solo usa altri personaggi per farlo. Ah no, ok, adesso è venuto fuori quello sotto. Vabbè, calma, chi 3 secondi sono passati. Le prime passate cose King Outer e Arthur Blue. Attenzione, dici, ma quale Arthur? Quello il mio preferito che è quello SR? O quello SSR? Oh, che carino. Trovai una news su WhatsApp, una delle tante, sulle spunte blu e come non farle vedere quando basterebbe cambiare impostazione. Sì, ma infatti è però forse per non farle vedere mentre tu le vedi quelle degli altri. Capito? Perché se tu non puoi far vedere le tue spunte blu, non puoi vedere anche quelle degli altri. Ma cosa stai sentendo dal giornale che date più che. Cosa di remoto? Davvero? No, io non lo guardo più il coso. No, mi dispiace. Non ho sentito, grande crona. Dillo che dormivi troppo profondamente. Come ho fatto io quando era venuto il terremoto qua. Poverina, mia mamma. Ha provato a svegliare tutti dicendo c'è il terremoto, c'è il terremoto. Io mi sono arrabbiata con lei perché ero sicura che fosse stata lei a svegliarmi, non il terremoto. Mio padre ha fatto: ah, si è girato dall'altra parte, ha dormito. Mio fratello, credo, non si è neanche svegliato. E lei, tipo, vabbè, è tornata a letto. Per fortuna non è successo nulla. Però è una scena abbastanza comica, secondo me. Non ricordo, è stata una notte in cui avevo ancora la divisa da combattimento sportivo, quindi era praticamente la giacca del judo oggi quasi, e appesa all'armadio, quindi mi sono svegliata che vedevo la giacca che dondolava e poi mi sono girata verso mia madre, cioè perché ho visto che c'era mia madre ed ero arrabbiata e ho fatto perché mi hai svegliato? Oh, cioè sto dormendo e fa, guarda, c'è il terremoto io. Ho pensato, ah ok, allora non è stata lei, va bene. Ok, fa lo stesso allora, non ti preoccupare. Scusa, accettate. Poveraccio. Poveraccio davvero. Sono andata a dormire alle 4:30 e sistemare la roba della mia madre alle 128. Ah, che noia. I problemi tecnologici, cioè sì, tecnologici, quelli comunque che si hanno un telefono e computer sono quelli che più stressanti, secondo me. Sono news di mesi fa che un modo era disattivare il wifi e così e i dati, così leggevi i messaggi, puoi scrivere ovviamente quando ritorni online. La persona vedrà che le spunte. Siamo su Twitch, quindi. Ah, ok. A posto, sì, bravo. Non mi espongo, se no mi bannano e pare brutto. No, assolutamente. Stessa cosa è capitata a me con mio padre. Pensavo volesse farmi andare a scuola prima, anche se entravo alle 10. Ora mi ingresso, poverino tuo padre. Posso visualizzare il messaggio se posso. Ma tu vuoi sapere cosa ti ha detto il messaggio? Allora, adesso andiamo con quella difficile. E io volevo usare questo team. Quello che mi consigliano. Senza mono, però. Facciamo così. Quindi abbiamo detto King. Peccato, però.
Volevo impararla con l'altro team, però non sono a posto. Che noia. Gouter. Quale? Quello verde. Non lo so, quello verde metterei, però ho paura che me lo faccia fuori subito. Però con questo disabilito l'attacco. Scusa, eh. Non mi ricordo qual è la sua unica. Ah, vabbè, però se lui non subisce danni aumenta l'attacco del 10%. Finché non fa la OE, quindi funziona. Vediamo Arthur, dove sei? Dov'è il mio Arturino? Super carino. Non tu, l'altro. Madò, che bravo. Arthur SR. 4 risvegli è il best personaggio ever. Poi che facciamo? Jericho Marmas. Potrei mai usare un verde contro il boss rosso? Beh, meglio Adas verde. È verde, si usa contro un boss rosso. Cioè, calmo. E poi King Lee Slater, fatto. Anche perché non me lo prende di mira, quindi vedi un po' te. E qua mettiamo. Oh, sorry. Stessa cosa che ho detto a me, quello letto. I spunti blu sono la base per la frenzolata brutta. Dici, no, ma lì penso che non si visualizzi neanche. Non lo so, poi. Poi sinceramente c'è anche da dire che se uno deve dire, cioè, come si dice, confessarsi tramite WhatsApp, non è che sia al massimo. Come conosco, sono passata a livello superiore, cancello i messaggi. Cosa? Come cancelli i messaggi? Bloccalo. Il superiore non risponde in ogni caso, molto bene. Io faccio lo step, augurare qualcosa. Non si augura niente. Dai, no, non si. Perché, mi raccomando, ricordatevi che c'è sempre una probabilità che le cose che augurate tornino indietro. Quindi, sempre augurare il bene agli altri. Dovrei essere papa, perché io dico tutte queste cose molto carine. Dovrei essere papa, perché non posso essere papa? Forse perché odio i personaggi di Seven Deadly Sins e i mob di Isaac. Forse anche perché gioco ad Isaac. Auguro l'immortalità agli altri. Anziché tutta la chat è livello superiore per me, che così in ogni caso non puoi leggere il messaggio e di conseguenza non escono gli spunti blu. Why not? Why not? Giada, Emgris, salve. Che succede? Ho perso qualcosa. Adesso finisco di leggere. Meliadas viene usato per il danno da 5 milioni che prende e lo riflette. Se qualcosa vuoi riflette. E io volevo riflettere con lei. Ma lei non riflette. Perché? Perché si chiama Elizabeth. No, vabbè, a parte gli scherzi, perché non è messa bene. Ah, già da prima, scusa, mi sembrava un punto esclamativo, Emgris. Già da prima. No, Giada è il mio nome, quindi dovrei scegliere un nome da papa, no? Chiamatemi Papa Lollo, Papa Sugar, no? Così sembra un pappone, quindi evitiamo. Allora, chi è che abbiamo detto che mettiamo? Seguiamo il consiglio di Kit e mettiamo Marmas. Scherzo, scherzo, mettiamo Jericho se la trova, era appena sopra. Andiamo con Gustav, grande Gustav. E rimettiamo tutti gli equipaggiamenti. Quindi cosa devo fare? Stunnarlo al primo, lui mi ulta. E poi non mi ricordo più. Toh. Mi dispiace, Melascola, è stata la tua cosa. E anche questo. No, caspita. Geyser mi ha fregata. Io avevo tolto il coso. Non è estendibile. C'è un non estendibile.
Adesso lo edito. L'avevo tolto il comando perché pensavo di averlo anche disattivato. Non è estendibile quella di domani, la facciamo normale come maratona. Cioè, potete comunque lanciarmi tutti i vostri soldi se volete, però non è estendibile. È un estendibile a sentimento. Voi li potete lanciare, così posso considerare di estenderla, capito? Così funziona. Sì, sono cattivissimo con sto qui che conosco. Negli anni mi sono allontanato per diversi motivi per ritrovarmi, che mi mandava solamente un messaggio sul terreno natalizio che era: vuoi giocare a carte? Vabbè, giocare a carte. Oggi giocare a carte. Fantastico. Perché ti chiedevo di giocare a carte Natale? Ma a carte con i soldi? Perché voleva spillarti dei soldi per comprare i regali di Natale agli altri. Ciao Serpent, buonasera. Sembra un pappone. Beh, è un pappo. Oh, più che papa, già del più consono è pappa. Come sembra Charmy di Black Clover. Battaglia di maratona. Non abbiamo battaglia nella maratona. Siamo persone pacifiche per adesso. 30 pulso, ganci in 19 giorni. Ci riesco. 3 multi in 19 giorni è un po' dura. Però se shoppi ce la fai. L'avarizia di Giada, che avarizia? Io non sono per niente avara. Che cos'è che ho dato o non ho dato? Io non voglio una money grab. Ah, ma non è avarizia, cioè, capito? Io non sono una money grab. Ma potete lanciarmi la sessione se volete. Se volete, io non l'ho fatta neanche estendibile. Cioè, scusate, se l'avessi fatta estendibile, sì, non l'ho fatta neanche estendibile questa volta. Sono una persona modesta. Voi potete scegliere di lanciare i vostri soldi fuori dalla finestra o lanciarli qua. Cioè, capite? La scelta è vostra. Io mi dissocio da voi. Voi dovreste lavorare per me. Guardate che questo è un cartellino giallo per voi, mode. Cosa state facendo, voi? Ciao Aru, buonasera. Sono il natalizio, non voglio pensare negativo, provo WhatsApp e facevo cancellare chat. Giusto. Natale, siamo tutti più buoni, no? Invece che rispondergli male, cancelli la chat direttamente. Mi sembra la soluzione migliore. Allora, qua ci prendiamo questo. E piano piano riusciamo a metterli questi. Mi sa che dovrò dare l'altro equipaggiamento, quello che abbiamo fatto a coso. Grazie per i bitain. Cartellino giallo, ok? Sì. Assolutamente sì, mi dispiace, scusate. Non si fa così. Avete il cartellino giallo. Lo strike, quello di cosa? Di Sheldon. E ora. E poi facciamo. Jericho. Ce la facciamo, piano piano a far partire sto robo. Eccoci qua e le met. Vabbè, tanto tu sei sub, quindi. Cioè, sub, capito, no? Quarta. Jericho, mangia una pietanza. Che gli diamo? Attacco? Andiamo con attacco? Non ce l'ho. Non vado con attacco, non ce l'ho. Furto di vita, leggi su. Adesso vado a leggere. Darò PS, che devo dare? Difesa, esercitazione, resistenza. Andiamo a caso. Quando non sappiamo cosa mangiare, uvetta con sale. Madò, che schifo che deve fare. Eccoci qua. Io non ci vorrei la finestra. Oh, Hexagon, cattivo. Non si fa. Non si dice almeno. E quindi sono quelle a cui piace la pappa. Sì, circa. Facciamo così. Il prossimo passo è aprire un OnlyFans. Il socio è possibile per i brutti. Assolutamente, io voglio aprire un OnlyFans per Augusto. Ci metto le foto di Augusto. Non scherzo che mi associo. Io ho letto mi dissocio. Scusa, Crona. Per te niente cartellino giallo. Lo ritiro. Solo per te, In. Dobbiamo parlare in privato. No, no, non ti farai togliere il cartellino giallo. Te lo dico. Non sarà così facile. Scherzo. Che poi parlo io che non mi arrivano messaggi togliendo un gruppo Telegram. Non mi arrivano messaggi forse tra già. Vabbè, io vado a periodi in verità. A volte proprio non lo guardo perché non mi va. Però
Non so se vi è mai capitato di avere tipo la stanchezza sociale, proprio il non aver voglia di scrivere, di fare qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa sociale. Cioè, in realtà soltanto, è una cosa che ho soltanto tramite i social, quindi Instagram, Facebook, tanto Facebook non sto più usando, e WhatsApp. Dal vivo incontrare qualcuno non mi stanca, cioè, a parte che in questo periodo. Cioè, forse stare fuori sì, però le relazioni dal vivo no, quelle invece tramite i social sì, no, sta cosa non so che dire. In moderazione notturna, no, aspetta, ho detto l'altra cosa, alle 5 di domani mattina, in privato, cosa? Cosa no, ma alle 5, uè, calmini. Delle spettanze da mod. No, alle 5 spero di dormire, anche se non è detto. La papa è quella che si mangia. Sì, ecco, quella assolutamente sì. Soprattutto quella che si dà ai gatti. Tipo, Augusto vuoi la pappa? È quella assolutamente sempre. Grazie notturna, yes. Ho dovuto creare un profilo Telegram per ricevere messaggi. Se non andavo avanti a un messaggio dopo tanto tempo. Potevi concentrarti su tante altre cose. Il maialino di Adventure Time. Cioè, so qual è. Dove l'hai visto? Dove è apparso? Dopo cosa? La pappa, il maialino di Adventure Time. Ah, caspita, io ho pensato a Gravity Falls. Ci sono maialini ovunque. No, avevo capito. Insomma, quella vendetta è in arrivo. Che vendetta? Il 90% dei gruppi silenziati da quando ci sono entrato. Sì, anch'io. Tranne il nostro, credo di averli silenziati tutti. O forse anche il nostro, no scherzo, forse. Tain ha riscattato l'ASMR. Tain. Questa volta io l'avevo detto bene, però. Assolutamente. Tu pensavi che mi sbagliassi? Veramente, un altro ASMR. Io non so che dire perché non sono una che entra in gruppo e destra manca. 3-4 anni fa andai alle olie. E manco un anno dopo ne sono uscita alle vaglie. No, vabbè, io neanche io sono una gruppi, sono il nostro, perché io arrivo, lancio due messaggi e sparisco per 3 giorni, quindi normalmente faccio così, quindi proprio. Sono molto più da cose, no, faccio, rapporto 1 a 1, va bene. L'SMR di Emgris. Scusa, Emgris. Che dire? A 500 potrei anche pensarci. Però non seguendo i vostri gusti. Troviamo un compromesso. C'è gente di Lampo, esatto. Ci dissociamo, assolutamente. Io aspetto 15 messaggi in 10 minuti e prendo in muto. Sono spanquitto. E dipende dai giorni. Sto morendo. Quindi, con loro come lo facciamo? Non so, sacrificarlo, fargli fare l'ulti subito, però mi accoppa. Ah, non li ho messi. No, non ho messo l'ordine giusto. Oppure gli disabilito l'attacco. Quando ha l'ulti carica lo attacco con robo. Boh. Facciamo così e così. No, però avrei dovuto tirar su quella di coso. Il recupero. Così poi almeno mi curavo. E ora anche. Vabbè, adesso ho la roba di signorino carino, simpatico, coso. Tipo adesso lo posso pietrificare. Ah, è immune a pietrificazione. E non a stordimento. No, non mi sembra immune. Però poi non lo so, posso provare. No, Elaine no, non mi starebbe per niente bene Aru Elaine.
poi non mi piace. Dai, quel naso patata. Bravissima, grazie, grazie. Io se ho 30 messaggi sono solo se c'ho voglia di spam. Vabbè, ci sta, non è che sono obbligato sempre a rispondere. Comunque, te la vuoi che si deve fare questa sera? Non so, no, vabbè, adesso non è lavoro, non so. Adesso che ci ho dovuto pensare, non so chi mette post nella pagina Power Up, toccateci, ma è incredibile che una settimana non ho saltato di postarne uno proprio il giorno del mio compleanno. No, poverino! Ci è stato male, mi dispiace. E che dire, faccio questa cosa qua. E qua. E questa cosa qua. Ci ho sperato, mi dispiace. Io ho vinto venerdì gnocca l'ultima volta qui su Twitch, è vero. È vero, è successo. Devi beccarlo, ogni tanto passa. In verità ogni tanto passano entrambi, anche se Ale non appare da tanto. L'unicenza del mio compleanno, quando metto le poste, il 10 e il 12 mi dispiace. Ma voi mi sentite ancora? Siete usciti da cosa Aruno? Assolutamente. Cioè, da quando. Credo che l'ultima volta sia stata quella volta su Twitch. No, dove eravamo? Quando eravamo forse in corte insieme era stato. Boh, io sto andando abbastanza a caso. Ciao, giovane sera! Perché la musica siamo tutti. Guarda, è la musica di Undert il gioco, quindi. Anzi, questo è Deltarune se non sbaglio. Quindi. Zombielandia, grazie per il follow, buonasera. Non mi ricordo se l'ho detto, però adesso lo ridico in caso. Quindi, Joe, tranquillo, è di un videogioco che è molto lontano da Pornhub. Eccolo, eccolo, è arrivato. Ma mi è morto qualcuno? Chi è morto? Gouter. Chris, grazie per il follow, buonasera. Non sono per niente convinta di quello che sto facendo. Già ti ho dedicato un SMR. No, che odio. Non me ne racconto. Basta, io questa la chiudo, non avevo visto. E che ulta, Kit! Non c'era, cioè non mi ero accorta che avesse l'invincibilità. Sì, perché mi metto a leggere, che devo fare, scusa. Questa musica sottofondo è da Bayonetta. No, ma metto quelle di Undertale e Deltarune perché sono, credo, quelle più safe da copyright. Yes. Oh, finalmente. Era un po' che non buttavo così tanta stamina. Cioè, capito? Mi fa la muffa lì, la pozione. Sono un po' preoccupato. Per cosa? No, l'SMR mi ha fatto dire che a 500 abbonamenti faccio un cosplay di Nata. In base ai vostri gusti. Ma dobbiamo parlare, non è assolutamente solo in base ai vostri gusti. 500. L'ha scelto lui, Gio. Lui l'ha detto, sì, ha detto 500. Com'è che ho fatto prima? Vabbè, io. Sono un po' indecisa se disabilitargli l'attacco. Vabbè, violo. È che ce n'è solo uno, prima ce n'erano due. Niente, ha fatto una cavolata. Io sì, se non facessi mai. Non ci credere mente. No, allora dobbiamo, cioè, capito, andare d'accordo su questa cosa. Sicuramente non la faccio nuda, nel senso, capito, no? In teoria dovrei averne due, adesso capisco
Carico. No, no. Ah, ero sicura di avere l'altra cosa. Eccoci qua. Uno, due, tre. O le uso queste due carte attacco. Uso questa. Vediamo. Carichi Arthur. Vabbè, uno l'ho caricato. Ho pensato che 50 non avrebbe mai letto il messaggio. Dici. Beh, sicuramente non. No. No, letto sì, però non ci avrei neanche fatto un pensierino. Ma non ce la fa da solo il nostro amichetto. Sì, comunque sto giocando a caso, se veramente non avessi capito, Kit, è proprio quello che sto facendo. Ormai è stato detto che si farà secondo i loro gusti. Va bene. Ah, pensavo fosse più forte. È diverso, prima l'ho fatto senza rendermene conto, Kit, adesso l'ho fatto rendendomene conto. Prima me ne ero resa conto nel momento in cui l'ho fatto ultare quando era invincibile. Eh no, ma non ce l'ho fatta, cioè scusa, a farlo così presto. Cioè a caricarle entrambe così presto. E poi mi ulta e mi ammazza qualcuno. Vabbè, ora ci riproviamo. Devo uscire a fare cosa di niente quella puntata in cui vanno le terme. Quindi con l'asciugamano, è questo che intendi. Oppure sott'acqua, con tutta la schiuma sopra. Cioè, alle terme non c'è schiuma, ma lo stesso. Allora. Questa Sakura ci è rimasta malissimo. Che Sakura? Cioè, so chi è Sakura. Perché è rimasta malissimo? Ma tanto non farò nulla, quindi andate tra. La mia selezione va solo già da scegliere cosa mi portare. Anche perché. Grazie, grazie mille. Ah, tranquilli. Don't worry. Forse. Ne, la pagherete quando meno ve l'aspetterete. Cioè, volevo dire, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Fallo secondo i gusti di Haru, fidati. Haru, però io non ci sto per niente. Nei panni di Eileen o altre cose simili. Che faccio? Mi faccio ultare subito? Io pretendo, ma comunque non succede, quindi nada. Io lo pretendo, vabbè, pretendere, non esageriamo. Poi cosplay di Ludociel, bellissimo personaggio. La sua voce, ci spero. Se io ho vinto il venerdì, potremmo vincere anche il coso, perché l'intento è il cuore tuo. 5.500, 500 euro in effetti. Il giorno che farai di Hauser? No! Assolutamente. Hai intenzione di portare la metà vita e poi ulti. Ma entrambe. Ma. Non lo so. Mentre l'altra volta deve essere carica. E che ti devo dire? Adesso non. Cioè, ci butto questa per dargli una carica. Tanto non lo posso stunnare. Cioè, potrei stunnarlo, ma non mi conviene forse. È che al terzo mi toglie pure una carica di ulti. Cioè, che crepo prima di farlo. Ma perché quello di Griamor? Che brutto! Non che non è come ho detto prima. Non state, assolutamente, no? Che poi perde tutto il suo fascino. Ah, no? Che brutto. Perché cura di King? E dopo non mi rimane nulla per tirargliela su. Sì,
Sì, però lo potevo fare la sua carta, è che non gliel'ho caricata. Volevo farlo prima di ultare. F per Gouther. Potevo fare il rank up prima che crepasse. Vai Jericho. Visto, l'ho fatta rank up a purificazione. Ma io non faccio in tempo a ultare due volte. Sto pensando, ma perché poi ha preso di mira lui perché era rosso? Ah, quindi prendeva quello rosso tutto a sinistra. Questa la tolgo, mi rimane l'altra. Questa la metto qui. Non ho rifatto lo stesso errore. Perché adesso è sopra il 30%. E continuo a pensare che voi pensate che i miei personaggi siano troppo forti. E zero carica, devo portarlo fuori. Beh, l'avrei... Ah no, non potevo stunnarlo. Niente, come non detto, mi ha cavato, maledetto. Ah, ma Jericho cura! Ops. Però, no, però niente. Se dovessi fare questa cosa, faccio 1, 2 e 3. Vediamo. Potrei curare un po' di più. Vediamo se va questa cosa qua. Ora vabbè, abbiamo perso qualche turno. Non so se fare prima l'attacco di Arthur. Quale? Perché se poi va al 30%, cioè non posso farlo. No, quella SMR non mi piace. No, me la scuola è troppo brutta. Non mi piace. Sinceramente a quel prezzo io la scuola si è data. Sì, ha molto più senso. Ma io mi dissocio da questa cosa. L'SMR di Haru. Vado, ma perché? Devo mettere più limiti a questa SMR. Ho sempre a 2K5K. Non li fermerebbe, non tutti. Che caso? Dici la verità? Sì, sì, assolutamente. Non è tentare due volte, hai fatto lo stesso errore. Anche perché zero cariche devi portare. Ah no, questo l'ho già letto. Mi va a girare l'economia. Ma poi non hanno i punti per fare i pronostici. Quanto resiste secondo voi? Quanto fa? Io non. Cioè io potrei anche pensare di caricare l'ulti di Arthur e fare. Se vuole più punti. Hai ragione. Basta. No, questo no, perché è proprio una cosa da cui mi dissocio. Io mi dissocio da queste due che mi ha fatto fare Crona. Cioè queste due, questo SMR. Ho letto le due di Arthur, ho messo insieme le due cose. Il mio prossimo. Allora, le cose sono due. O non faccio più cosplay, fine. Oppure io mi sono dissociata da questa cosa, dall'inizio. Due le uso, ma le... queste due, anche l'argento, dici che non va sotto. Speriamo che Arthur sia forte, ma non così tanto. No, vedi, non dovevo farlo. No, così non va. Anche con le due bronzo non sarebbe andata. No. Sì, con le due bronzo mi faceva la stessa cosa. Perché se un argento l'ha fatto, due bronzo la facevano la stessa cosa. Ha fatto un argento, non un argento e una bronzo. Questo, cioè. Oissa. No, non ho usato. Vabbè, non ho usato il cibo.
Forse è finito, o non è finito, forse è finito. Quanto divertente questo boss. Mi piaceva l'altro team, non mi piaceva l'altro team. Anche se crepavo, però era così carino. Allora, devo ammettere che l'unica di Melascola è molto bella. Anche se Melascola. È proprio inversamente proporzionale alla bellezza di Melascola. La sua unica. Perfetto. La proporzione inversa perfetta. Che non è così, ma è così. Quindi. Rincappiamo. Adesso facciamo quello che dice Kit. Adesso facciamo quello che dice Kit pari pari. Ma proprio pari pari. Parissimo. Non 3, non 7. Pari. Discussione sui misteri su ASMR, se non riesco proprio ad ascoltarli. Eh no, Kit, adesso impari, fai due cose insieme. E, cosa ne pensate? Se non sbaglio, per gli ASMR è una questione che o li apprezzi o ti danno fastidio. A me non piace ascoltarli, cioè neanche a me, ma non so, ci sono tantissime persone che invece li apprezzano. Penso sia gusti, un po' come Vasco, no? Che si dice lo ami o lo odi Vasco Rossi? Cos'è? Gli ASMR sono il nuovo Vasco Rossi. Ah no. A me piacciono se durano poco. E solo i miei, no scherzo. Esatto. Questa è la citazione. No, era andato a mangiare Nagi, però no. E non li odio comunque, però mi turba starli a vederli, cioè ascoltarli seriamente. A parte che non li ho mai ascoltati con le cuffie, quindi uno dice forse anche quello, ma non mi dà soddisfazione. Tranne la pioggia che cade sul tetto per andare in estasi, no, ma neanche quello, proprio mi annoiano perché solitamente se una cosa di cioè, tipo, c'è un ASMR su un argomento, da quello che ho potuto notare, portano molto, 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 molto avanti l'argomento. Cioè, se un argomento ti dura 10 minuti, te lo fanno durare un'ora, perché? E tutti i rumorini. Ho preso questa biro. Sentite, questa parte è di plastica, questa parte è di gomma. E quindi io sono tipo, ah, voglio vedere di che colore sono. E quindi non riesco proprio ad ascoltarli. E cioè, capisco che sia parte dell'ASMR, proprio per questo è importante, deve essere così, è un ASMR. Però da vedere mi annoierebbero a morte perché. Tipo, oggi mia cugina mi ha mandato un video ASMR di una swatch di una palette, di ombretti. No, che è di una palette, di un illuminante, ok? Di tutto il set, però dovevo vedere l'illuminante. Già che era il minuto 19 su un'ora di video, ero tipo, what? E praticamente era tutto. Queste unghie lunghissime. Ok, adesso con queste unghie. Aspettate che non si vede. Con queste unghie. Prendo questa cosa di olio di cocco. L'olio di cocco è un grasso ed è solido perché c'è un po' freddo. In estate diventa liquido. Allora, questa cosa è fatto di alluminio e poi. Tipo, cioè, credo che farli possa essere divertente. Cioè, io proverei a farli, penso che sia divertente. Però, d'altro, cioè, in contemporanea lo trovo noioso da ascoltare se voglio sapere qualcosa, ma non ascolto in ASMR per quello che ti spiegano nell'SM, cioè anche, però principalmente è per rilassarsi, no? Ciao Ricca, buonasera. Ma se da te c'è ok, probabilmente ognuno può ascoltare ciò che assolutamente sì. Pure no, 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 posso mangiare. Se non mi piacciono quelli non parlati, tipo quando montano cose. Ah, ok, ho capito, ci sta. Sono di risate.
E la penna di plastica è il gatto che fa miau. Esatto, e poi io se dovessi fare ASMR arriverebbe Augusto a miagolare tantissimo. L'asciugamano vicino al mic. Questo non tutti però. Non è il colore dell'olio. Assolutamente. Allora, finire l'ASMR dell'olio di cocco. Fai ASMR con un cucina per la decorazione di risa. Sì, no, però così non devo parlare o devo. Allora, se dovessimo arrivare a un orario molto tardo nella maratona, probabilmente non in quella di domani, un'altra volta si può anche provare che vi faccio dell'ASMR a caso, giusto per ridere. Perché il tappo è di alluminio. E poi c'è il vetro. Che poi io ho anche le unghie lunghe, i grilli. Sì, il principio sarebbe quello di rilassare, infatti, non dire cose. Però, cioè, credo che un ASMR soltanto di suoni possa essere più noioso. Nel rispetto a uno che ti spiega qualcosa. Ecco. E allora ho finito. Poi c'è l'olio, che è bianco. Mio Dio, bianco come l'interno del cocco. E perché è olio di cocco? E poi dopo dovrei tipo aprirlo. Quindi quando decidiamo cosa farci, lo usiamo in live dato che poi scade, forse. E apriamo la pasticchina, e poi si sente tutto il rumore della pasticchina, che lo apro e poi apro. E poi tiro fuori un po' di olio di cocco, lo spalmo. Non lo spalmo perché ci tengo al microfono, però faccio finta di spalmarlo. Poi l'assaggio, io dico che fa schifo e sta per scadere, quindi muoio. No, ah no, non deve finire così. Non è così che finisce l'ASMR. E invece. No, perché ASMR è A, sono e poi morta, MR, capito? Morta. Bra, morta. Ah, no, non è così. Il microfono, questo microfono è un microfono da 116, se non sbaglio. Dipende molto dal giorno, perché passa da 100 a 176. Ho visto di prezzo, oscilla tanto. Ed è il Blue Yeti, questo. Ed è molto bravo a catturare la ventola del computer. 159 lo vendo io. Lo vendi tu davvero? Il tuo, usato. Però quello di Nagi è stato usato per fare ASMR, ve lo dico, quindi. Vedete un po' voi. Sono belli però questi ASMR. Adesso vi faccio l'ASMR anche di questa cosa di plastica. Questa cosa è rossa. Ora voi vedete rosso. Basta, sono un genio dell'SMR. È finito. Geyser Telegram va soltanto per gli abbonati. E qui arriva un messaggio. Cioè, dovrebbe, se ti arriva un messaggio privato vuol dire che si è rotto il comando. Però è solo per gli abbonati. Però c'è Discord, che è per tutti. Io lavoro in un'azienda che vende tele audio per service live e teatri. Sì, no, questo un po' me lo ricordavo. Quindi sì, immaginavo fosse anche per quello. Comunque, in tutto questo, non abbiamo ancora iniziato questa cosa. Dobbiamo caricare le ulti, arrivare al coso di quando lui ha l'ulti carica con gli attacchi di Arthur. L'ulti di Arthur. Scaricato. No, hai ragione, l'ho allontanato troppo, scusate. Eh no, che eravate abituati a sentirmi così bene, Aru. Allora, dove aspettare il Prime? Tranquilla, tranquilla, Geyser. Iscriviti per il bene del cosplay. Esatto. Ma in cosa consiste questo gioco? Ad aspettare che faccia le cose da. Ah, no, non è vero. Allora, praticamente è un gioco che ripercorre tutta la storia di Seven Deadly Sins, no? Che faccio?
Scusate, sono un po' indecisa. Non ce la farò mai a caricarla. Dicevo, ripercorre la storia di Seven Deadly Sins. È un. Allora, i combattimenti sono a turni con le carte, come vedi, tu praticamente hai due carte per personaggio più una carta speciale che è la loro mossa finale. E in base a quanti personaggi hai in campo, puoi fare da 1 a 3 attacchi, anzi 4 contro alcuni. E no, non ce l'ho fatta a caricarli, la ritmo è un gacha, esatto. Quindi trovi i personaggi e poi li puoi usare per fare le varie cose. Accidenti. No, e ha fatto troppo male. Di nuovo. Arthur, sei troppo forte. Ma due attacchi gli ho fatto. Veramente gli ho fatto così male con due attacchi? Ma quando mai? Potrei tirare su l'ulti di coso. Vabbè, questa cosa qua. Potrei Genshin lo facciamo normalmente il mercoledì, il giovedì, la domenica. Però lo. No, la domenica, non il sabato. Però domani lo portiamo comunque perché facciamo la maratona e facciamo anche il. Giudico i vostri personaggi. Praticamente è il gioco del mondo se non lo gioco. Se non lo giochi devi assolutamente farlo, altrimenti mangi caccole puzzolenti. Cosa? Gioca anche tu a Seven Deadly Sins, così puoi cacciare tutti the world best in this year. Seven Deadly Sins, solo per i migliori giocaccolatori. Ma che cosa elaggi? Sono gusto che la maratona, no, ci sta, ci sta. Allora, iniziamo alle 11:30. Che dite? Però lo faccio questo. Ma ho paura che. Vediamo. Allora, iniziamo alle 11:30. Facciamo la live in cucina come al solito. Ma. Io non ce la faccio a giostrarmi con i danni qua. Perché o faccio troppo male o ne faccio troppo poco di poco. Cioè, ma non faccio più male con gli attacchi che con l'ulti. E dopo passiamo su Genshin, però prima di passare su Genshin, mentre pranzo, perché mentre dovrò pranzare, guardiamo, facciamo il momento revival. Ma non è più. Interessante. E questo facciamo così. Hai mai pensato di farti pelata? No, c'è già chi l'ha fatto prima di me. Non vorrei mai togliere l'onore a quelle persone che lo sono già. Però dici che starei bene, vero? E quindi adesso, scusa, adesso diciamo 11:30. Cucina. Per pranzo circa. Cerco di finire per le 2, 2:30. Speriamo le 2 in cucina. Poi. Durante il pranzo dobbiamo fare quella cosa che abbiamo scelto di fare un lunedì sera, cioè ci recuperiamo, ricordiamo insieme le. Le vecchie pubblicità, vecchissime, le guardiamo insieme qua su YouTube mentre io mangio. E piangiamo per la nostalgia e tutte queste cose. Facciamo un momento nostalgia, poi andiamo su Genshin. Sì, lo so che mi blocca l'ulti per 2 turni qua. Sì, esatto, è uscita anni 90. Sì, benissimo, grazie Aru. Sapevo, così se dovesse succedermi qualcosa so che c'è qualcuno che mi apprezzerà anche da pelata. Facciamo sta cosa.
Questo vale ora. Però non mi piace troppo. E poi dopo le pubblicità, appunto, andiamo su Genshin, facciamo l'evento e facciamo il, appunto, io che giudico i vostri personaggi. E ho fatto anche tutto il cosino apposta con la lavagna e vado, sono stata troppo brava. E dovrei scegliere se fare qualcosa con i voti, però secondo me viene un po' male. Ma perché quelli prima crepavano molto di più? Forse perché erano di un altro colore. Però la sua ulti mi fa molto male, è vero? Proviamo. Secondo me crepo se non lo ammazzo io. Non lo ammazzerò mai. Ma mai nella vita. Se, domani. Comunque. Sì, non mi andrà molto bene, Aru. Non devi più asciugare i capelli, giusto, non li devo neanche lavare, Rick. Poi è comodissimo per andare a nuoto. Per fare il caso di One Punch Man, giusto, ma c'è la cuffia, dai, per farlo. In certe live aveva talmente tanto buio attorno da sembrarlo, per questo dice che sto bene, perché se un pochino posso sembrarlo adesso. Stringi push up, questa push up pop. No, push pop, scusa. No, ma anche se non ci fosse il copyright potremmo anche fare le vecchie canzoni. No, no, non gli ho caricato l'ulti. Ah no, sì. Ma no, mi ha tolto la carica. Vabbè, qua sono stata scema. E dopo Genshin, cosa facciamo? Hollow Knight. Però Genshin facciamo un po' di roba, durerà un po'. Come ha fatto a perdere tutta quella vita? Scusate. Come non detto, non l'ha più persa. Perché dopo che se n'è accorta ha aggiustato le animazioni. Ah, non ho mai avuto la fortuna di vederla. No, ma in verità non l'ho aggiustata, sai, Emgris? Non... è sempre quella l'illuminazione, lo sai? Anzi, cioè in verità è un pelo un po' più scuro perché ho messo il giallo. Non l'ho veramente modificata. Forse l'ho solo un po' girata la luce, ma non l'ho modificata. Va a giorni. La cosa principale è se mi vesto di scuro. Perché se mi vesto di scuro poi non, cioè non si vede più niente. Ma io ti avevo caricato l'ulti, che maledetto. Indovinate chi sta per morire. Proprio io. Ma è immune? Ma non era andato al 30%, scusate. Quando è che è andato al 30%? Dai, su, non ci crede nessuno proprio. No comment. Sì, lui si cura. Però è al 30%, non è sceso. È quello il problema. Credo. Da quella sera si è illuminato. Ora, boh, non lo so, forse qualcosa. Ricordo quella serata perché avevo una maglia nera, capelli spostati indietro, tutta senza buio. Ho passato tutta la live a guardare la cam. Mi siamo divertiti tanto, però sì. Questo vuol dire che sto bene anche da pelata, che dovete dire? Non ho mai visto come... A me piace Geyser, mi è piaciuto. Non è l'anime più bello della storia, però è carino molto, secondo me. Soprattutto dopo un po'. All'inizio lo stavo un pochino lasciando perdere. Poi l'ho riguardato e ho guardato le cose successive, le stagioni successive, e quindi not bad. Sono molto delusa. Indovinate che non ce l'ha ancora fatta. Vabbè, che dire. Altro giro, altro regalo. Sì, lo so, hai ragione, Crona, che sono già le 9:30. Accidenti. Non sono ancora riuscita a farlo.
Super RIP. Volevo vedere se qua mi faccio vedere chi era online per poterli raidare dopo. Ma ovviamente non mi fa vedere nulla. Ah, quanto è fastidiosa questa app. Vabbè, io credo di essere morta. Sto per dire credo in Arthur, ma credo di essere morta. E niente, è stato molto divertente perdere tutti insieme, ma scusate, qualcuno che perde, non l'avevate ancora visto, tutti quanti a saper fare le cose perfettamente, invece c'è una persona vicino a tutti voi, anzi, visto? Una persona vicino a tutti voi che perde. Super RIP. Allora, eccoci qua. Altro? In verità io devo fare la storia per i diamanti poi, scusate. Questo qua. Cioè, questa cosa mi turba abbastanza perché io devo arrivare poi ai diamanti, a 120. Allora, perché Weizel? Vai giù. Voglio dire, avevano aggiunto della storia, no? Io sono. Ah, caspita. Però questo non finisce, giusto? O ce n'è un altro dopo questo? Non me lo ricordo. Se non sbaglio, avevano aggiunto un po' di storia, ma non finiva il capitolo. Non mi ricordo se questa è quella o se ce n'è un'altra dopo, perché non me lo fa vedere se ce n'è un'altra. Dal 13 non me lo faceva vedere. E in quel caso ne avrei altri 30 più 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 41 diamanti posso prendere da questa storia. Non è vero, solo 11 allora. Che ora su DeFi? Allora, prima del lockdown lavoravo in fiera, alle fiere del fumetto, sul videogioco, sul Giappone, queste tre tipologie, tipo Lucca Comics, Rimini Comics, quelle cose qua. Per uno stendista che vende action figure, magliette, peluche, altre cose, parrucche per i cosplayer e non, anche se qualcuno vuole una parrucca, gliela vendiamo. E altri gadget a tema, comunque sempre inerenti al mondo videoludico ed animazione nipponica. Cioè, capito com'è che vi può suonare? E nel frattempo devo finire l'università di chimica. E vediamo, uno, due, tre. Volevo vedere se potevo pullare qualcosa, tipo dei ticket. Che schifo. Ah, vai. Ora da qua ho visto che hanno aggiunto qualcosa di circa interessante. Allora, io dico di trovare o Escanor verde o un ban, se magari. O questi, basta, voglio questi due, gli ultimi due. I primi due e invece sarà Marmas. Dove sto giocando? È vero, è vero. Infatti ero un po' indecisa, però ieri ci ha ostato Ricky. Ora che ci penso, ieri ci ha ostato Ricky. Sarà Marmas, Jude, Allioni. Chi c'è anche? Ruin. C'è anche Deathwish. Deathwish va bene. Effettivamente. Ma perché mi sto guardando l'animazione di un. Cioè, ho capito quanto siamo tristi. Cioè, mi sono guardata l'animazione di un ticket blu. Ci rendiamo conto di che cos'è? No comment. No comment. Allora. Dopo il nostro grandissimo e super gradito ASMR. Qua che iniziava il video? Teddy viene operato? Ah, c'è qualcosa che non va in Teddy. Basta, sarà la mia opening sempre. C'è qualcosa che non va in Teddy. Mi manca quel video. Tantissimo, è il mio video della vita. Lo adoro troppo. Piango. Scusate, ma me ne mancano
Ah no, no, me ne mancano 60. Sì, stavo pensando sbagliato. Giusto. Grazie, te, per Tarik. No, sto pensando un'altra cosa, invece. Invece ci sta. Allora, io adesso il ride lo facciamo a Ricky, che è passato da noi anche ieri sera. Voilà. E sta portando Genshin Impact. Quindi, anche se qualcuno ha dei dubbi a proposito, o ve vuole vedere come si gioca, se ha qualche dubbio, può farlo. Oppure potete anche aspettare domani e venire da me. Assolutamente, non mi offendo. No, detto questo, oh, c'è anche Agatha, ha un gatto nero, una gatta, scusate, nera, molto carina. Sembra Bruce, un pochino più cicciotta però, ed è molto bella. Sono tutti belli i gatti. La cosa più importante è quel gatto. No, scherzo, assolutamente. Vi mando tutti da Ricky, tanto poi vengo anch'io. E noi ci vediamo domani con la maratona alle 11:30. Yes, Saru. Alle 11:30 iniziamo in cucina, a fare le classiche cose in cucina, poi ci spostiamo di qua a fare un po' di tutto e di più. Dopo Genshin, ho sbagliato, non c'è Hollow Knight, ma ci sono Scribble e Gartic Phone. Tutto a tema, cerchiamo di mantenere tutto a tema con quei Genshin e Seven Deadly Sins, così è più bello. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo tutti quanti e cosa vi auguro? Cosa volete che vi auguri? L'immortalità, come dice Crona. No, secondo me diventa noiosa. Vi auguro buona serata, buona cena per chi deve ancora cenare e buonanotte. Ciao a tutti!